Riscrivere il paese partendo da Napoli, precisamente il Palazzo Reale, Piazza del Gesù e il Teatro San Carlo, scenari che ospiteranno da oggi sino a domenica la Repubblica delle Idee, festival che dopo Bologna e Firenze ha scelto come sede la capitale del Sud. Tra gli ospiti, molti internazionali, la parte dei leoni la avranno Roberto Benigni ed Eugenio Scalfari, previsti per la giornata finale, mentre sabato il direttore Ezio Mauro intervisterà il primo ministro Renzi, come ricorda l'editore Carlo De Benedetti. Sono due eventi importanti, un segno del Presidente del Consiglio di venire a Napoli, un segno nei confronti di Napoli e nei confronti di Repubblica. Il dibattito tra due star del paese come Eugenio Scalfari e Benigni sarà uno spettacolo in sé e per sé. Grazie. All'evento in rappresentanza della città è intervenuto il sindaco Luigi De Magistris, con lui anche il cineasta e presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis. Le idee non hanno colore, le idee sono idee e quindi propositivamente devono essere ascoltate, illustrate e forse realizzate. Grazie mille. Quindi bisogna dalle idee poi costruire dei progetti. E quindi questa idea anche di Repubblica, di attraversare questo mondo della napoletanità, dove la grande fantasia è di casa e quindi genera molte idee. Beh, questa è un'altra buona notizia. Napoli è tornata a essere crocevia internazionale. Napoli è ritornata a essere città tra le più importanti del mondo, nel cuore del Mediterraneo. C'è una grandissima attenzione sulla nostra città. Il Presidente del Consiglio sa che senza Mezzogiorno non ci può essere la rinascita del paese. Quindi adesso ci attendiamo azioni concrete e, siccome so che un uomo concreto, non farà mancare un messaggio chiaro per la riscossa del paese che parte anche da sud.